Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ringrazio anche i nostri ospiti di questa sera, che sono gli autori di questo libro che trovate qua davanti, e sono Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, uno dei magistrati più esposti nella lotta all'andrangheta, ma soprattutto uno dei magistrati che più hanno investito anche sulla divulgazione, sulla necessità di raccontare alla gente cosa sia l'andrangheta. Adesso è un argomento diventato molto di moda, soprattutto al nord se ne parla spesso, perché abbiamo Expo, perché ci sono stati tanti arresti. In realtà gli arresti ci sono stati anche 20 anni fa, anche 30 anni fa, solo che dell'andrangheta si parlava pochissimo al nord e se ne parlava ancora meno al sud. Insieme ad Antonio Nicado, che è un giornalista, un professore, uno studioso dei fenomeni criminali, qualche anno fa è stato pubblicato uno splendido libro, chiamiamolo un manuale, che è da divorare tutto d'un fiato, sulla 'ndrangheta, su cosa sia l'andrangheta, sulla storia e sulla presenza dell'andrangheta, che è ancora assolutamente attuale, e si chiama Fratelli di Sangue, è stato ripubblicato da Mondadori. Poi ci sono state tante altre pubblicazioni in questi anni che hanno riguardato sempre la mafia calabrese e il sistema della giustizia. Quest'ultima creatura si intitola Dire e non dire, sempre edito da Mondadori, e raccoglie anche una serie, non solo, ma anche una serie di aforismi, ossia frasi intercettate da polizia e carabinieri di boss mafiosi o affiliati che parlano dell'organizzazione. È stato diviso in 10 sezioni, 10 comandamenti dell'andrangheta sono stati chiamati, proprio perché si affrontano i vari temi: il potere, la famiglia, il carcere e la violenza, ad esempio. Io volevo iniziare anzitutto da un punto, insomma dal fondo del libro, da una frase che viene riportata, e volevo iniziare da questa perché siamo a Milano e mi sembrava giusto partire con la frase di un mafioso che è stato arrestato a Milano, che si chiama Alessandro Manno ed era il capo del locale di Pioltello. Il locale è una struttura, poi il dottor Gratteri e Antonio Nicaso spiegheranno esattamente di cosa si tratta. Comunque possiamo definirla una cellula dell'andrangheta sul territorio. Ecco, qui a Milano ci sono diverse cellule, una di queste era a Pioltello e guidata da Alessandro Manno, che è attualmente sotto processo a Milano. Ecco, Alessandro Manno, in un'intercettazione del 20 marzo 2009, sta parlando con un altro affiliato e stanno parlando di un affare da concludere. E dice questa cosa, dice: loro non ci arrivano perché non sanno che significa 'ndrangheta. Io allora lo chiedo al dottore: cosa significa 'ndrangheta e cosa significa oggi 'ndrangheta? Prego. Buonasera. 'Ndrangheta è una filosofia criminale, è un modo di essere, è un comportamento di vita criminale che nel corso ormai dei secoli, perché in questo libro c'è anche una ricerca storica, diciamo fortunata, perché siamo riusciti a trovare dei documenti inediti presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria di Catanzaro, dove riusciamo a anticipare almeno di 30 anni il termine 'ndrangheta. Quindi ora voglio vedere tutti quelli che hanno copiato Fratelli di Sangue come si mettono nei 40 libri scritti dopo Fratelli di Sangue. E poi siamo riusciti anche a definire meglio la picciotteria tornando all'Ottocento. È ovvio che loro non sanno niente di 'ndrangheta e non mi meraviglia, ed è perfettamente cosciente, Manno, loro non sanno niente di 'ndrangheta. Perché io ricordo 15 anni fa la prima volta che sono stato in Germania, ero nella sede della elite della polizia giudiziaria tedesca, il BKA, mi facevano ascoltare il telefono telefonico dove parlavano di locale, e loro erano convinti che il locale era un magazzino, era un negozio. Ma vi assicuro che in alcuni uffici del nord, in alcune sedi della polizia giudiziaria non avevano la contessa e ancora non ce l'hanno la contessa, vista la difficoltà di decriptare il comportamento. E tutto questo libro spiega il non dire, soprattutto,
Cioè, tutto questo libro spiega ciò che bisogna capire dopo mezza frase, capire l'accento su una sillaba, capire il modo come viene data, porta la mano, come viene data la mano, il modo di come si sorride a una persona. Subito dopo che si è ricevuta la mano, dove mette la mano la persona? L'essere o non essere invitato ad una cerimonia, a un matrimonio, a un battesimo, a una cresima, hanno una valenza, può voler dire condanna a morte. Quindi Manno sa perfettamente che questa filosofia criminale tutto è affinata nel corso dei secoli, da non confondere questa con Rozzetta, anzi tutt'altro, è proprio l'osservanza ortodossa delle regole, oltre al vincolo di sangue che compone il locale di 'Ndrangheta, è la forza, è il nervo, è quella che rende la mafia più credibile al mondo, soprattutto nei confronti non solo dei cartelli colombiani, perché se ne avremo modo ne parleremo, ma attenzione, il traffico di cocaina si è spostato a sud della Colombia. Grazie, dottore. Lei parlava di un matrimonio, no? Cosa significa essere invitati o meno a un matrimonio? Nelle inchieste, anche qui al nord, abbiamo visto tante volte le vicende di matrimoni e di funerali, quindi affiliati che si organizzano in maniera veramente molto convulsa pur di partecipare tutti insieme a un funerale, perché al funerale non bisogna mancare. Mi riferisco ad esempio al funerale di Pasquale Barbaro, che quando muore nel 2007 è il reggente della Lombardia, è colui che sovraintende anche alla distribuzione degli appalti, insomma viene da una famiglia molto importante di Platì, ha un nome molto pesante, e quindi nel momento in cui c'è il suo funerale tutti si organizzano, da Varese a Cremona si organizzano per partecipare a questo matrimonio, a questo funerale. C'è invece chi non viene invitato ad un matrimonio, perché ci sono degli inviti che dalla Calabria non arrivano, ed è il matrimonio del figlio di Pasquale Barbaro con Giuseppe, con Elisa Pelle, ecco, questo matrimonio che verrà celebrato addirittura in tre paesi dell'Aspromonte contemporaneamente, il 19 agosto, e questo invito che non arriva fa comprendere, insomma, che le cose per qualcuno sono andate male, poi ne parleremo. Invece, riprendendo un po' quello, il filo della questione, insomma, riprendendo questi aforismi, queste parole che dicono gli affiliati, che sono molto interessanti, perché ovviamente hanno la forza di chi A non sa di essere intercettato in quel momento e B soprattutto appartiene ad un'organizzazione criminale. C'è una frase molto particolare di Domenico Bellotto, classe 1977, che parla dei soldi dello zio Carmelo, Capocosca, insomma ci sono i soldi da reinvestire. E lui dice: io i soldi mica li tengo a casa, io li riciclo, li reinvesto. Questa è un'intercettazione che è stata riportata anche nell'ultima indagine che c'è stata qui a Milano, che ha portato al sequestro di un call center sempre infiltrato dalla famiglia Bellocco, proprio per far capire la mentalità imprenditoriale che hanno raggiunto questi personaggi. Ecco, dove reinveste e come reinveste Antonio l'Ndrangheta in questo momento? Intanto diciamo che l'Ndrangheta non ha scoperto il nord con il soggiorno obbligato. L'Ndrangheta ha scoperto il nord quando ha cominciato a garantire servizi come il movimento terra, il cemento depotenziato, manodopera non sindacalizzata, e l'ha scoperto ulteriormente quando sono stati i politici a bussare alle porte dei mafiosi per chiedere voti e sostegno elettorale. L'Ndrangheta è arrivata al nord per una questione quasi fisiologica, visto che non investe al sud, perché il sud deve rimanere in uno stato di perenne necessità, di perenne bisogno, perché altrimenti i mafiosi non avrebbero un ruolo, una funzione. I soldi vengono investiti sempre lontano dalla Calabria. Vengono investiti in tante attività, inizialmente si investiva nell'acquisto di pizzerie, di ristoranti, perché i ristoranti e le pizzerie avevano le casse e indipendentemente dal numero dei clienti la sera si poteva riversare nelle casse il provento dello spaccio e del traffico di droga,
bastava un ragioniere per produrre scontrini. Poi hanno cominciato a capire invece l'importanza di pianificare il territorio e hanno cercato di entrare in contatto con la politica. E grazie a questi rapporti che sono riusciti ad avere con la politica, hanno avuto la possibilità di acquistare terreni, di investire nel settore immobiliare. Oggi, per esempio, in tutto il mondo stanno investendo nell'acquisizione di quote di minoranza. Hanno tanto di questo.